cominciato a girare la domenica per fare il primo e il secondo turno e abbiamo deciso di fare il film 4 giorni prima. In realtà 2 giorni prima, la prima idea è arrivata la sera in cui abbiamo sentito, visto i risultati del primo turno, eravamo al Teatro dell'Elfo, le proporzioni del risultato soprattutto erano clamorose e abbiamo detto bah, qui si sta manifestando un cambiamento molto consistente e molto inaspettato, perlomeno in questi termini. E come fa? Cioè, poi è chiaro che le ragioni sono profonde, di lungo periodo, eccetera, però eravamo di fronte a un momento in cui c'era una manifestazione così chiara, evidente, di quello che stava succedendo. E queste cose al cinema si possono, è un mezzo adatto il cinema per raccontare questi movimenti rapidi attraverso appunto un tempo, uno spazio limitati, no? Tempo, uno spazio limitati. E quindi abbiamo ragionato un po', io e Bruno Oliviero, c'erano anche Paola Piacenza e Chiara Brambilla quella sera lì, abbiamo detto un po', ci siamo guardati negli occhi sostanzialmente, detto facciamo un film. Io ho ricordato che nel 93 un gruppo di filmmaker vicini al festival, anche se non coincidevano col festival filmmaker, aveva fatto un film sul ballottaggio fra Dalla Chiesa e Formentini, ed è stato quelle elezioni che hanno dato avvio alla stagione della destra a Milano, e la percezione a quel punto era che questa stagione stesse per finire e quindi che il nostro film avrebbe potuto raccontare la fine di questo periodo e forse l'inizio di qualcosa d'altro, e questa era l'ipotesi di partenza. Io avevo un pochino paura di un film di sola testimonianza, di un film fatto di tante cose, di tutte le cose che succedevano e così. E con Bruno abbiamo subito pensato di cercare una struttura, una struttura narrativa che ovviamente si appoggiasse sulla scansione dei giorni della settimana, perché quello è evidente, no? L'ultima settimana prima delle elezioni, no? Trovare una struttura alternativa diversa da quella della scansione temporale della settimana significa avere un'idea molto forte che in quel momento comunque non avevamo e che non abbiamo poi avuto fino alla fine. Cioè, l'idea è tenere la settimana che accadeva, la cronaca di una settimana, è stata l'idea che è venuta su. Però personaggi sì, luoghi importanti sì. Allora, capire qual è la modalità, qual è stata, dove col cinema che intendiamo noi, con un cinema vicino al cinema diretto, un cinema che non interviene, che minimizza il più possibile le interviste, che non ha la voce fuori campo, non ha grafiche esplicative, no? Un cinema che è un documentario che racconti, che sia narrativo, che racconti quello che sta succedendo, lo proponga allo spettatore con un flusso filmico, è una fruizione da cinema, insomma, come lo intendiamo noi. La cosa cruciale è capire quali sono i posti, i luoghi, le persone, i personaggi che ci danno la possibilità di raccontare quello che vogliamo raccontare, cioè la manifestazione di questo cambiamento. Allora, abbiamo ragionato un po', abbiamo subito scartato l'ipotesi di seguire Moratti e Pisapia, che tutti seguivano, proprio, e noi stiamo facendo un altro lavoro, cioè le televisioni, il web, eccetera, erano piene di immagini della campagna dei due candidati. E lì c'è una componente di ufficialità, c'è un componente di controllo reciproco della situazione che secondo noi non avrebbe portato delle riprese, delle cose tanto interessanti. Invece decidiamo di prendere due politici che sostengono le rispettive campagne, Matteo Salvini della Lega per la Moratti e Stefano Boeri del PD per Pisapia, e giochiamo scommettiamo sull'idea che la loro eccentricità rispetto al panorama sia una fonte di informazioni, sia una fonte di punti di vista più ricca di quello che avremmo avuto nel caso in cui avessimo seguito i candidati sindaci e quindi l'ufficialità della situazione. Il film, come vedete nel film, Matteo Salvini della Lega che non risparmia le critiche alla Moratti e al PDL, e Boeri in alcune sequenze chiave dimostra per esempio di avere dei punti di vista
diversi anche da quello del partito che lo sostiene, no? Che l'ha sostenuto. Per esempio la sequenza in cui parla con l'associazione degli imprenditori edili del piano di governo del territorio, noi sappiamo che l'alternativa fra variante di piano e revoca generale era sostenuta da una parte da Boeri, dall'altra dal PD, si è poi risolta a favore della revoca generale, no? E con le conseguenze che si possono immaginare già in quella sequenza lì. Quindi capire, seguire Boeri significava, secondo noi, credo che sia così, avere delle informazioni, avere dei punti di vista su come sarà la città nei prossimi anni. E quindi diciamo che queste due scommesse sono state lanciate. Il terzo punto fondamentale che noi preliminare per decidere di partire era di avere il Corriere della Sera, la possibilità che ci garantiva il Corriere di connettere il nostro racconto, la nostra cronaca locale a un piano nazionale. Cosa avrebbe fatto Berlusconi in questo caso? Cosa avrebbe fatto il PD nazionale dentro queste elezioni? Allora, cosa poteva succedere in quella settimana? Ecco, questo aspetto, sia per la scansione temporale ma soprattutto per le connessioni generali della politica, era indispensabile per noi. Quando abbiamo avuto queste tre cose, che non sono state, è stato molto semplice avere, non è che abbiamo dovuto inventarci chissà che cosa. Quando però ci abbiamo un po' ragionato, abbiamo cercato di capire quali fossero le persone giuste per il nostro film, a quel punto abbiamo deciso di partire. Abbiamo deciso di partire e Chiara Brambilla ha cominciato a lavorare con Matteo Salvini, seguendolo in tutti gli appuntamenti della giornata, della settimana, e Bruno Oliviero, che è anche coordinatore, uno dei due coordinatori con me, e ha seguito invece Stefano Boeri. E questa è stata la linea principale. All'interno di questa linea principale si sono poi aggiunte molti altri episodi. Noi abbiamo chiamato, abbiamo fatto una convocazione quasi assembleare nell'inizio della settimana, in cui abbiamo chiamato una serie di filmmaker che ci piaceva avere con noi. E abbiamo cominciato a discutere di che cosa volevamo fare, la nostra proposta di film. Questa proposta è stata, abbiamo avuto anche lì una risposta immediata, molto pronta, da parte di molte persone. È arrivata Marina Spada, Alina Marazzi ci aveva assicurato il suo, anche se stava da un'altra parte perché stava lavorando al suo prossimo film, e quindi ha fatto una proposta di lavorare su degli archivi. Lei aveva girato, era una di quegli autori, di quei filmmaker che aveva lavorato al film del 93, e ha proposto di fare un montaggio di quell'esperienza. Marina Spada ha proposto di lavorare con Gabriele Basilico, che è stato suo collaboratore nel film di In Come l'Ombra e anche soggetto di un documentario di Marina. Quindi abbiamo cominciato a comporre. Mirko Locatelli stava lavorando su i musulmani in Italia e ci ha proposto il voto delle due ragazze. Insomma, io a un certo punto, con le varie persone, insomma, che erano state convocate, che si erano autoconvocate in qualche modo, che noi avevamo chiamato, che avevano aderito alla nostra chiamata, abbiamo cominciato a comporre, ad allargare un po' questa struttura, no? Che aveva queste linee guida, ma che però si apre, il film lo si vede, no? Come il film si apre a allargare appunto alla città, a diversi punti sensibili della città, a diversi personaggi della città, il panorama. E il film è diventato, il numero dei filmmaker è aumentato ogni giorno, perché poi questi hanno chiamato poi altri, e si è allargato fino ad arrivare adesso. L'attuale numero di collaboratori ha superato i 70, prima era 30, poi 50, poi 70, e poi dopo nella post-produzione, insomma, ci sono state altre collaborazioni. Quindi, e ha preso una modalità marcatamente collettiva. Io credo che questo aspetto del film collettivo fosse indispensabile perché per due ragioni: una pratica, tecnica, noi avevamo bisogno di coprire molte cose contemporaneamente; dall'altra invece una più sostanziale,
che ha a che fare col fatto che dentro un'esperienza in Fiorin, che si stava in quel momento realizzando, il fatto di essere dentro un movimento collettivo, avere diversi sguardi, avere diverse posizioni, avere diversi punti di vista dentro questo fenomeno collettivo, credo che sia una ricchezza importante e fondamentale. Noi abbiamo fatto il film per partecipare a questo momento di cambiamento, non semplicemente assistere, partecipare a questo momento di cambiamento con i mezzi che ci sono propri. Noi ci occupiamo di cinema, abbiamo fatto un film, sappiamo fare questa roba qui, l'abbiamo fatta. A me piacerebbe che questo film uscisse in sala, in una nelle sale normali, insomma. E... Però diciamo, una speranza, qualche contatto c'è. E... Io credo che è un film che ha bisogno di confrontarsi con la città prima di tutto, ma poi anche con altre, perché io credo che sia un po' uno strumento per potersi... con il quale confrontarsi. Da un'idea di Milano, questo film, con il quale io credo che prima di tutto i milanesi, ma poi anche gli altri, possano utilmente fare i conti, cioè riconoscendosi oppure no, però insomma entrando in una relazione con questa immagine della città. Milano è un po' carente dal punto di vista dell'immagine, non c'è un immaginario consolidato della città, no? Rappresentazione della propria rappresentazione, e la rappresentazione di sé, e quindi c'è una carenza di identità. No. Il cinema questa cosa qui la può fare in modo molto consistente. Ora, anche se mi sono divertito, cioè non so se non possiamo pensare che l'identità milanese sia affidata ai film di Checco Zalone, no? Io che pure appunto sono stato, è un film divertente, è un film che poi porta lavoro eccetera eccetera, va benissimo, però credo che naturalmente c'è anche Silvio Soldini diciamo il film Salvatores, secondo me è anche l'ultimo film di Salvatores, va bene, però credo che ci sia necessità di avere uno sguardo più articolato, più ricco, anche generazionalmente più variato. Fare il cinema a Milano è sempre difficile, troppo difficile, troppo complicato, e comunque la distanza da Roma è molto forte, da certe istituzioni, nel senso che se devo dire che mentre a Milano tutti hanno aderito in modo molto veloce, franco e entusiasta al nostro progetto, già vai fuori dalla città ti dicono ma molto milanese, un progetto molto, tranne il Festival di Locarno, che subito invece ha capito che è un film che poteva piacere e interessare a un pubblico europeo, quindi io non so se sia, cioè io credo che il cinema a Milano, soprattutto il cinema della realtà a Milano, sia documentario sia finzione, però una finzione di quel tipo lì, insomma vicina alla realtà, abbia grandi potenzialità. E questo film un po' lo dimostra. No, non so quanto. È una cosa che. Adesso dirò una cosa che soprattutto sostiene Bruno. Dice che un film così si poteva farlo solo qua, solo a Milano.